ragazzi, ben ritornati sul mio canale, sono Devil. Allora, siamo qua oggi con il secondo episodio di questa serie di circuiti Redstone, creazioni, invenzioni, tuttofare. Allora, oggi siamo qua, come vedete dal titolo sotto sulla sinistra, esatto, proprio lì. Creiamo lo smistamento automatico, perché ogni volta, sapete anche voi che ogni volta smistare sta cacchio di roba è una rottura di marons, perché devi prendere, settare tutte le ceste, questa non va qua, l'altro ti dice no, pirla, questo va di qua, va bene. Quindi ho detto, perché non fare un tutorial per i miei iscritti e chi non è iscritto si iscriva, spolliciazzi, per fare, cioè creare questo smistamento automatico. Tu arrivi, non hai voglia di sistemare, apri la cesta, ci butti dentro diamanti. Intanto ti ascolti un po' di musica mentre lui smista per te. Questo circuito è semplicissimo, comunque vedete che abbiamo bisogno di poco materiale. Comunque io adesso ho messo questo blocco sonoro in modo che gli altri miei amici che ho in vanilla multiplayer sanno che lo smistamento è in funzione. Quindi poi volendo poi ci potete mettere una chest col vostro nome, non toccare Devil, non toccare Pinco palla e così via. Allora, come vedete, i diamanti stanno andando su, vedete 56, 56, 59. Quando avrà finito farà uno scattino e si spegnerà la lanterna. Ok, passiamo subito all'estrarre il materiale. Oggi ho poco tempo, ragazzi, quindi dobbiamo essere veloci e non sbagliare. Allora, cornice, baule normale, baule trappola, un blocco a vostra scelta, scalino a vostra scelta, ripetitore, comparatore, Redstone. Mi raccomando, non mi sbagliate qua come ha fatto un mio amico che mi ha fatto diventare pazzo per capire il problema. Qua servono i gettatori, eh? Ok, perfetto. Gli hopper o tramogge, Redstone, lanterna di pietra rossa e un blocco sonoro se lo volete fare, eh? Quindi andiamo a prendere la Redstone, ripetitore, comparatore, gli hopper, gettatore, lanterna, la torcia, e come materiali e come blocchi non so, ragazzi, potete usare quello che volete. Cioè per me, dai, usiamo i mattoni, ma questo qua. Ok, poi vi serviranno le casse. Ok, intanto io ho già creato qua la base. Ok, perfetto. Allora andiamo a mettere una cassa normale subito, un blocco che lo separa, una cassa normale. Ok, mi sa che dobbiamo andare a fare cassa trappola. No, ce l'ho già qua, perfetto. Poi cassa trappola normale. Musica off. Perché, scusa? Vabbè, niente. Ok, ve la faccio di quattro ceste, ragazzi, che il funzionamento non cambia, è uguale. Ok, posizioniamo cesta normale, normale trappola, normale trappola, perfetto. Ok, adesso. Qui andiamo a mettere i gettatori, mi raccomando, premete Shift sempre rivolti verso l'alto, ok? In questo modo. E possiamo già eliminare i gettatori, perfetto. Andiamo a prendere, io voglio gli scalini di quarzo, questi, perfetto. E poi ci facciamo sempre qui. Qua sotto, mi raccomando, non sbagliate, l'hopper rivolto verso il gettatore, cioè che dalla cesta collega il gettatore. Ok, poi blocco, qui la lanterna, non ve la dimenticate, perfetto. Poi andiamo a mettere scalino, 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 perfetto. Lo scalino perché? Perché lo scalino è l'unico che permette il passaggio della redstone. Ok? Gli altri, come voi sapete, non fanno passare la redstone. Quindi
Poi, mi raccomando, gli scalini. Ripetitore, settato al massimo ritardo. Scalino. Ok. Redstone. Ripetitore rivolto verso il gettatore. Poi blocco. Ancora della redstone. Ah, cacchio, no. Aspettate, ragazzi, stavo dimenticando un particolare. Qui dobbiamo mettere il comparatore con le due lucine più grandi rivolte verso di là. E qua un ripetitore. Mi raccomando, mi stavo già dimenticando io. Settato normalmente, così come li vedete. Poi redstone. Un altro ripetitore. Così. Perfetto. Ok. A questo punto, mettiamo un blocco qua. Poi questo non ci serve più. Questo non ci serve più, non ci serve più. Andiamo qui, prendiamo le torce e mettiamo una torcia qua. Mi raccomando, non nel primo, nel secondo blocco. Poi blocco e sentite adesso. Avete visto? Ha fatto lo scatto. Perfetto. Vuol dire che questo circuito è già operativo, è già funzionante. Ok? Come voi sapete, mettere, bravo, sì. Mettete una torcia di redstone sotto, mettendo il blocco sopra, automaticamente passa praticamente non so, trasmette energia anche a questo blocco e con la lucina, vedete, si è spenta e si è attivato il circuito. Poi andiamo a mettere gli hopper, sempre premendo Shift 1, 2, 3 e 4. Poi andiamo sopra il primo, sempre shift salto e metto questo. Ok, 2, sempre premendo shift. Bravo Pirla, cosa stai combinando? Tac. Ok, ho sbagliato. Così ho sbagliato, non so perché ero convinto stavo facendo dell'altro prima. Poi andiamo sopra e mettiamo gli hopper su questa fila tutti rivolti così. 1, 2, 2, 4, 5, fino all'imbocco del gettatore. 6. Perfetto. Adesso mettiamo blocco. Ripetitore. Senza settarli, così come sono. Andiamo sotto, ok, mettiamo torcia, ma non nell'ultimo, nell'ultimo lo lasciate libero, ok? Vedete che anche qua io l'ho lasciato libero, l'ultimo, vedete, non ha la torcia, guardate, ok? Adesso andiamo a mettere il comparatore. Qua 3 di redstone e 3 di redstone anche sotto. Ok, il circuito praticamente, il nostro smistamento è già finito. Ok, dobbiamo solo prendere i materiali. Allora, adesso tira via tutta sta roccia qui. Poi andiamo qua, prendiamo le cornici, poi andiamo qua, noi smisteremo diamante, ferro, oro e mettiamo lo smeraldo. Ok, quindi andiamo di qua. Ah sì, aspettate, ci serve la redstone, ripetitore e un blocco sonoro, se lo volete fare, mi raccomando, cioè sempre a vostro, dipende se voi lo volete fare, poi dopo. L'avevo fatto così io. Ah, vabbè, ci ho messo anche il ripetitore perché l'avevo fatto poco. Vabbè, vediamo dopo. Ok.
Adesso qua, 1, 2, 3, 1, 4. Diamante, ferro, oro, smeraldo. Perfetto, adesso andiamo dietro. Ok, quindi abbiamo detto che il primo qua dobbiamo mettere il diamante, ok? Quindi qua, prima fila 6. 6, 5, 5, 5, 2. Come vedete l'ultimo sparisce. Avete visto? Ok, e questa è già stata assegnata. Ok, andiamo qua. Oro e ferro, scusa. 6. Adesso qui lo togliamo. 5. 5. 5. 2. E scomparirà. Perfetto. Oro. Madonna che spavento il cane. 1, 2, 3, 5, 5, 5, 2. Nell'ultima non metteremo nulla, adesso vi spiego. Non mettendo nulla, automaticamente io quello che butto dentro la ceste e non trovo una locazione, cioè io ho settato quei tre, butto dentro anche lo smeraldo non ha nessun setting, automaticamente mi finisce qua dentro. Ok? Proviamo. 1, 2, 3, 1, 4. Eccomi qua ragazzi, avevo fatto una cazzata enorme, come vedete adesso i diamanti stanno andando su, praticamente mi ero dimenticato di portare sopra la redstone a questo agitatore, quindi praticamente tutti i diamanti erano fermi qua, quindi perdonate questo piccolo dimenticanza. Come vedete i diamanti adesso smistano, quindi adesso andiamo a tirare via tutta sta robaccia. Ah no, il blocco sonoro però mi serviva, che se riesco allora questo. Redstone ripetitore e questo praticamente come vedete stanno già smistando i diamanti. Poi andiamo a prendere anche qua un po' di ferro che vi faccio vedere, un po' di oro e lo smeraldo. Ok, vedete lo smeraldo, ricordate che non l'abbiamo settato, adesso vedete che iniziano già a scendere. Prima, vedete, non sono ancora partiti loro, sì. Praticamente ricordate che vi dovete suddividere la redstone, dovete portarla sopra, altrimenti il gettatore non va, cioè non porta su la roba, le tramogge e quant'altro, quindi perdonatemi questa dimenticanza. E niente, adesso blocco sonoro qua se volete. Ripetitore. Adesso vedete, lui non suona perché stanno non è una cesta, vedete? Comunque il circuito sta andando. Vedete? Quindi qua smistati, qui smistato, l'ho smistato e automaticamente sta smistando anche gli smeraldi. Vedete? Adesso ha finito praticamente la roba che c'è nella chest, quindi non suonerà più. Niente ragazzi, questo è il procedimento per fare lo smistamento automatico. Ok, quindi niente, che dire di più? È semplicissimo, ci vogliono 20 minuti all'incirca. Mi raccomando, ricordatevi di mettervi le cornici così sapete cosa state smistando. Vedete, questo è il ferro.
E qua diamanti, mi raccomando, ecco, vedete, ha finito di smistare tutto, quindi si è automaticamente si è spenta la luce, quindi vuol dire che ha finito. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento, un like se volete. Noi ci rivediamo poi in questi giorni sicuramente, anche perché sì, sono un po' impegnato, però vedrò di trovare il tempo di fare di portare un nuovo video su un altro tipo di, non so, le porte scorrevoli, la porta invisibile, qualsiasi cosa. Comunque, niente, lasciatemi un like, un commento e ci rivediamo.